Buongiorno a tutti. Per riprendere il video precedente dell'imbracciatura e dei vari problemi che si possono trovare durante lo sparo, faremo questo video di test per far capire nella pratica il succo del discorso. Cioè, l'imbracciatura deve essere sempre perfetta, mai fatta a caso, e cercare sempre di mantenere quella frazione di secondo che ti possa permettere di centrare al meglio il bersaglio. Adesso sparerò due colpi in rapida successione alla maniera che molti acciatori pensano, cioè imbracciare e sparare senza prendere in considerazione il posizionamento del calcio sulla spalla, del mirino, niente. Cioè, classica situazione di calcio dove molte persone sparano tre colpi in meno di un secondo. Vediamo il risultato. Fucile, mio fucile personale, messo a misura apposta alla mia spalla, quindi teoricamente dovrebbero essere due colpi al centro. Miro il bersaglio centrale, distanza 20 metri, e provo. Tendo a precisare che questa prova la faccio in diretta proprio per far capire la differenza che c'è tra sparare in una maniera e sparare in un'altra. Questo lo faccio per alcune persone che dicano: nel bosco non c'è tempo. Infatti, guardate dove ho messo le mie fucilate sparando in quella maniera. Cioè, questo è il centro, guardate dove sono i colpi. Qui si parla di quasi un metro a sinistra. Qui c'è lo strappo della ditata e qui c'è l'imbracciare senza aprire nemmeno dove è il fucile. Riproviamo con sempre stessa distanza, stesse cartucce, stesse canne, a inquadrare un po' di più l'oggetto. Cioè, nel video avete visto il tempo che ho messo nello sparare. Proviamo. Vedete che il tempo è pressappoco il solito, però più lento. C'è il movimento di partire dal basso verso l'alto, sempre rapido, però c'è questa frazione qui che al momento imbracci che fai così. Cioè, qualsiasi animale, quasi tutti diciamo, spari sempre partendo dal basso verso l'alto, come nella caccia al cinghiale. Colombo che ti viene di punta, così. Fagiano che parte o beccaccia, così. È difficile che spari in discesa, però può capitare. Andiamo a vedere. Queste sono tutte prove che basta farle, non importa che mi faccio vedere io a me fare, proprio per farvi capire che può cambiare. Vedete? Adesso si ragiona. Io tendo a fare le mie armi leggermente più alte, perché soprattutto quelle uso per la caccia con il cane, però vedete che il risultato è nettamente differente. Riproviamo a fare due colpi in rapida successione, uno in rapida successione e l'altro mirando. Allora, primo colpo, imbraccio e sparo. Secondo colpo, tendo a mirare un po' di più l'oggetto. Chi vede il video, sembrano molto simili alla velocità, ma non è così. Quando sei a caccia la vedi, la noti tanto la differenza, quindi fate bene i calcoli. E qua siete liberi di fare tutte le prove che volete, scommetto quello che volete. Ma quando spari a quella velocità lì, pur avendo un fucile messo a misura, i risultati sono questi. Primo colpo, secondo colpo, insieme agli altri.
Vedete, non c'è altre fucilate, quindi ecco, per farvi capire che basta poco tra essere fuori e essere dentro un bersaglio. Alla prossima.